Oggi e domani ascoltiamo nei Vangeli la narrazione del momento più drammatico dell'ultima cena, quando Gesù annuncia il tradimento di Giuda. Il Vangelo di Giovanni oggi contiene un'espressione terribile. Giuda riceve il boccone dalle mani di Gesù, Satana entra in lui, Giuda esce dal cenacolo e l'Evangelista annota ed era notte. Era notte, la notte del peccato, la notte della separazione dalla comunità, dagli amici, la notte del rifiuto di Gesù, che è l'unica vera luce. Il dolore di Gesù per il peccato di Giuda, il dolore di Gesù per ogni nostro peccato, anche quello che non confessiamo mai, o anche quello con il quale abbiamo fatto ormai pace, quasi convinti che non potremmo risollevarci. Ecco, che questo dolore di Gesù per i nostri peccati smuova il nostro cuore. Che le lacrime di Gesù versate nella sua passione sciolgano un po' la durezza del nostro cuore di pietra. Ci donino davvero quel cuore di carne che lo Spirito Santo viene ogni volta a creare in noi.